Allora, Vanessa, è appena Ma successa. è possibile che appena accendo la telecamera vi fate male? Ma lo fate apposta? Abbiamo appena scoperto una cosa, dilla tu, raccontala tu. Probabilmente Sì. sto tornando. Alza la voce perché i nostri cucciolini, se no. Arriva, arriva. Ani? Dove vai? Cosa stai facendo? Noi abbiamo deciso di iniziare un video così. Dove vai? Dimmelo. Guarda che il video parla di te. Ah. Senti, Ani, ti devo fare una domanda, solo una piccola domanda. Ani, guardami in diretta, vieni qua. Ma tu ami qualcuno? Sei sicura? Ma che sì, ciao! Torniamo a noi. Cos'è successo pochissimi minuti fa? A Stavamo mandando dei messaggi chi? ai nostri amici. Alle nostre amici. Lei stava mandando un messaggio a un suo amico con cui si connette per giocare Praticamente. online. E praticamente io gli mandavo questi messaggini a questo bimbo Che di conoscete, nascosto, facevo finta di essere lei, ma a un certo punto lei ha preso il telefono e che cosa ha detto? Gli ha mandato un vocale dicendogli: Vane, ce l'hai la voce? È una parola che proprio non riesce a dire. E quindi adesso dobbiamo scoprire se Anastasia è vero. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Gasper, un'intervista, ascoltami. Ma No, faccio secondo io. te Anastasia è innamorata? Secondo te Anastasia è innamorata, Gasper? Aspetta. Ok, Gasper ha detto sì. Andiamo a vedere. Vanessa, io ho a voi due non vi... Ah, scusami. Cosa stai facendo? Anastasia, volevamo solo sapere che cosa stessi facendo. Cosa stai... Stai giocando col tuo compagno? Brian, quello che ho fatto Ah, il video ciao con lui. Brian! Ma sei tu? Ciao! Tutto bene? Che vuoi? Hai mangiato? Hai mangiato? Ciu! Va bene, buon gioco! Buona visione. Ciao Ryan! Brian. No, non Ryan, Brian. Brian, ho E tu hai detto... detto Ryan? No, ho detto No, ho Brian! detto Ryan. Va bene, ciao ciao! Ciao ciao. Ciao! Ah, abbiamo scoperto chi è il bambino! Ma secondo te, Vane? Le piace? Ma cosa vuoi? Perché non giochi invece di venire qua? Sei tornata? Sei in pausa? Ma sei ancora collegata col tuo amico? Ma è qui? Ryan, papà. Amore, devo prendere una caramella. Non lo vedo. Quindi posso fare la lampella? Hai fatto lo zaino, Ani, che dobbiamo andare a scuola? Domani? Dai. Tra poco si spegne, vero? Ci facciamo la doccina veloce e andiamo a fare la nanna. Va bene, amore? Finiamo di vedere quello che stavamo vedendo, che poi tu devi fare lo zaino. Ani, ti devi alzare, sono le 10 meno un quarto. Aspetta che stavo il telefono. Ah, la mamma di Sofia mi ha scritto dei messaggi. Romy, guarda, Sofia sta piangendo perché Ani oggi a scuola le ha detto delle cose brutte. Nemmeno. Sofia vuole che tu ne parli con la maestra. Se vuoi parlagli, grazie. Cos'è successo? Niente, Sofia. Non Sei sicura? Spegni sto telefono, per favore. niente. Ma sei sicura? Sì. Guarda. Amore, magari non ti ricordi? Magari ti sfugge in questo momento. Spegnila. Ah, ma sì, ma non No, ti preoccupare, ma spegnila. No, tanto... No, no, così spegnila. poi... Va Spegnila. bene. Vane, devi andarti a lavare, eh? Adesso mi sto arrabbiando. Come fai a dire che non è successo niente se ha scritto questa cosa? Ma magari ti sfugge, hai detto qualcosa parlando con qualcuno e lei magari pensa che tu l'abbia detto. No. Vabbè, dai, fa niente, non importa, domani glielo dico io allora. Andiamo, dai, andiamo che dobbiamo andare a dormire. Anastasia, vai in bagno, lavati i denti. Vanessa, vai a fare lo zaino.
Dai, vai a fare lo zaino, per favore. È tardissimo, mi sono messa a parlare con la zia Samantha. Diamo la bella notizia ai nostri cucciolini. Chi è che arriva a Pasqua? Che c'è, amo? Senti, ma magari ha capito male, eh? Non ti offendere adesso, fregatene, Ani. Dai. Boh. Dai, dai, dai. Ani, aprimi, dai. Ani, ascoltami, parliamo un attimino, cerchiamo di capire cosa può essere successo. Ani, devi parlare con me quando succedono queste cose, non ti devi chiudere in bagno. Ehi, sono le 10. Dai, dobbiamo andare a scuola domani, Ani. Non ti preoccupare che poi domani ci parlo io. Io mi fido di te, eh. Ani, sono sicura che tu stia dicendo la verità. Aprimi. Ma tu aprimi. No, così li faccio vedere il video, li faccio vedere che tu sei sincera se dovesse succedere qualcosa. Dai. Se spengono non le prove per fargli vedere che tu non hai fatto niente. Ma parlane con me. Apri. Dai, amore. Allora, mandale un messaggio e le scrivi che tu non hai fatto assolutamente niente. E le dici, guarda che forse c'è stato un errore. Io non ho fatto nulla, non ho detto nulla contro di lei oggi. Tu scriviglielo comunque, scrivigli, non devi dare spiegazioni a nessuno, eh. Gli scrivi, gli scrivi, ciao, sono Anastasia, guarda che c'è un errore. Domani parlo io con Sofia. Perché con la maestra? Ma va, io dice di parlare con la maestra, non lei, eh. Ma io poi domani... E gli dici, ciao, sono Anastasia, guarda che io non ho fatto niente e probabilmente Sofia ha frainteso qualcosa. Magari mi ha visto parlare con qualcun altro e crede che io ce l'abbia avuta con lei, ce l'avessi con lei, stessi parlando di lei. Cosa dice? Non riprendere più. No, non riprendo, va bene. Lei non ha litigato con nessuno, però la mamma di Sofia dice che lei ha litigato con Sofia e che Sofia sta piangendo e che mi chiede a me se domani posso parlare con le maestre. Ma Ani, magari tu hai parlato con un tuo compagno che magari lei era lì vicino, ha detto Ma lei è sicura di quello che dice? Anastasia, io la riconosco dall'espressione del viso. Ma non è magari che le ha detto ciao e lei si è offesa, qualcosa del genere? Ma no, dai, non è no. Magari ha capito male. Ma cosa fai? Sei rimasta appesa alla porta. Cosa fai? Hai fatto lo zaino? No. Dai, vai a far lo zaino. Sono le 10, Vanessa. Sei uscita da scuola che ridi. Dove sei? Tornando a fare lo zaino. No, ma ascoltami, fattelo domani mattina. Vedi di lavarti i denti e di andare a dormire. Dai. Sei stanchi. Vanessa, ti devi lavare. Amore, ti sei lavato i denti? Per favore, sono le 10, non sto scherzando. Ti lavi i denti? Non li guardare più i messaggi, lasciala stare. Sono le 10 di sera, adesso basta. Continua a mandare messaggi, sta qui, adesso basta. Deve rispettare anche l'orario. Cosa sarà mai successo? Ma poi me lo dici alle 10 di sera. Poi che Anastasia... devi dire una cosa, dimmi un attimo. Sì. Hai usato Coca-Cola? No, sa di cannella, è troppo buono. Sì, in effetti sa un po' di Coca-Cola. Stavo pensando, Anastasia, ma non è che magari parli con ridete, per errore l'hai guardata e lei pensa che lo prendete in giro? No. Sai che nella vita è un attimo fraintendere una persona, un messaggio. No. No? Con qualsiasi altra persona, no. Intendo io con perché c'è questo legame forte tra con lui. No? Che magari lei si offende, che ne so, si è offesa per qualche motivo. Dai, dai. Dimmi, amore, no, dimmi. No. Detto che io parlavamo male. No, non stavamo parlando male. Ma no, ma figurati, no, quando aspetta, mai tu e Giulio? E scriviglielo tu, che io ti sto riprendendo. Scrivili, guarda che oggi io e non abbiamo parlato male di nessuno.
Forse ha capito male la Sofia. Vanessa, io ti sto ancora aspettando, Gliel'hai mandato, amore? Ma non è vero, ho detto che lei diceva le parolacce, ma non è vero, io non dicevo. Ma tu non dici parolacce, allora è bugiarda, Adesso mi arrabbio io, non voglio sentire queste cose. Non è vero. Lo so, amore, che tu non dici parolacce, assolutamente, Boh, avrà fatto qualche sogno strano. No, amore, no. Non ti offendere, stai tranquilla. Ma basta! Anastasia, vai a dormire, fregatene. Adesso mi arrabbio, Ancora. Continua a scrivere. Cioè, dopo un po' basta. Insomma, mattina ci penso io. Vai a... Vanessa, i denti. Sì, no, amore. Tua sorella mi fa arrabbiare più di lei. Comunque mi sto arrabbiando io, Anastasia, adesso, non con te. Mi sto arrabbiando io con questa persona perché non si continua a scrivere certe cose quando noi gli stiamo dicendo che non, tu non hai fatto assolutamente niente. Vero, amore mio? Sì, non lo spegni. Dai, spegni. Sì, amore, adesso spengo. Dai. Vane, lo zaino. Dove sei? Lo zaino. Perché c'è il tuo grembiule qui? Ani? Dai, vieni, portami il cellulare, vieni, dai. Vieni, amore, dai. No, spegni! Sì, adesso lo spengo. Sì. Basta! Ma sì, ne sto riprendendo Vanessa, un attimo. Ma che casino. No, ci sta chiamando, Ani. Rispondi. Rispondi tu. Rispondi. Parla? Di pronto? Pronto? Chi è? È uno scherzo, amore! Ti abbiamo fatto uno scherzo! Il numero di Vanessa l'ho modificato, ho messo mamma Sofia e lei che ti mandava i messaggi! Scherzetto, amore! E carnevale, ogni scherzo vai! No! Ani, non corre! Che cadi di nuovo! Amore! Che ci è rimasta male, amore! No, amore, ci è rimasto male! Stop, eravamo d'accordo io e lei, stop, ma dai, invece di essere contenta, grande, mitica, amore, vieni qua, parla con me, no, basta che cade dalle scale, vai a lavarti. Quando torni da scuola te lo dico, deve essere uno scherzo molto molto pesante, ok? No, io ho scritto a Sofia su Roblox. Cosa gli hai scritto? I messaggi? No, gli ho scritto. Quali messaggi gli hai scritto? Cosa gli hai scritto? No. Ha detto che ha scritto i messaggi su Roblox a Sofia. No. Cancellali, si possono cancellare. Sì. Cosa gli hai scritto? Non si possono cancellare. No, no, Anastasia, ma cosa gli hai scritto? Qualcosa inerente allo scherzo? Sì. Cosa gli hai scritto? Che non gli avevi fatto nulla, che perché stava piangendo. Si possono cancellare? Sto scrivendo, no. Come no? Sto scrivendo che era uno scherzo. Ma cosa gli hai scritto? Ha scritto, ciao Sofì, ma cosa ti ho fatto? No.
Come per colpa di mia vabbè, sorella. Domani glielo dici che era un video che avevo fatto. Ma lei guarda i messaggi? No. Allora, sì, ha scritto, però una volta mi ha scritto. Va bene, ragazzi, però adesso sono veramente le 10 ed è molto tardi. Comunque, Vanessa, batti 5. Scherzo riuscitissimo. Ma quando... No, basta. Basta, Rastani. Ma quando ti ho chiamato... Cosa pensavi? Ho detto... Sofia che mi sta facendo uno scherzo. Ah, pensavi a Sofia? Non a noi? Ani, basta. Ani, Ani. No, 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 non mi piace che state sulle scale. Ma contro il muro. Ragazzi. Concludiamo qua questo video. Occhio. Guardi che cadi nel gabinetto tu. Basta. Concludiamo il video. Anastasia? Anastasia. Vabbè. Se lo scherzo vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. E se volete io. Vedere altri scherzi, scrivete nei commenti quali. Ciao! Io sono tutta, perché cosa sapete? Come stai, Ani? Bene, grazie, mi avete mandato le foto. Sì, ma ho fatto tutto oggi, l'ho fatto tutto adesso. Gli ho mandato le foto di quando avevi la quinta malattia. Perché è tutto di oggi. Infatti, ho detto, guarda che ci becca, perché è tutto di oggi. Ma tu non ci hai fatto caso. Hai capito? Tu hai guardato indietro? No, era terrorizzata dal presente. Mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vuole.